Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta sfoglia ricotta e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia rotonda, ricotta, zucchero, vanillina, gocce di cioccolato, uovo e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la farcia. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta, la vanillina ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 3. Trasferire in una ciotola. Aggiungere le gocce di cioccolato ed amalgamare bene. Riporre in frigo per almeno un'ora. Abbiamo posizionato la pasta sfoglia su una teglia rivestita con carta da forno. Bucherellare tutta la superficie. Spennellare la superficie con l'uovo sbattuto. Polverizzare la superficie con lo zucchero semolato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 13-15 minuti. Nel frattempo preparare l'altra sfoglia. Mettere al centro un bicchierino ed effettuare dei tagli con un tagliapizza. Aggiungere con i rebbi di una forchetta. Spennellare la superficie con l'uovo. Spolverizzare la superficie con lo zucchero semolato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 13-15 minuti. Abbiamo lasciato raffreddare completamente le sfoglie. Componiamo la torta. Prepariamo la crema di ricotta. Livellare bene. Posizionare sopra l'altro disco spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta sfoglia, ricotta e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.